Allora, oggi la dedichiamo a fare un esercizio cercando di vederlo di fila sulle diversi aspetti, ok? Quindi cerchiamo di consolidare questo esercizio del tuber che avevamo già letto insieme la settimana scorsa, consolidare le varie viste, quindi modello concettuale, modello di processo, modello di casi d'uso e eventualmente approfondimento dei casi d'uso attraverso le narrative. Allora, questo è il testo, l'abbiamo già letto insieme, quindi possiamo partire, diciamo così, a modellare appunto i vari aspetti di questo sistema informativo. Okay? Allora, come sempre, partiamo ragionando sulla prima bozza del modello concettuale, nel senso che sicuramente faremo un modello concettuale e sappiamo che ci accorgeremmo più tardi che qualche cosa mancherà nel nostro modello concettuale, perché quando cominceremo ad affrontare i processi ci accorgiamo che alcune informazioni, alcune relazioni che abbiamo modellato magari sono più complicate, richiedono delle informazioni in più, ma ci sta essenzialmente, no? Il processo, come dicevamo, di progettazione è sempre iterativo. Devo sempre avere questo sistema informativo, lo giro da qua, lo giro di là e ogni volta che lo giro riesco a vedere una parte in più che prima non vedevo. Allora, questo sistema informativo essenzialmente gestisce dei guidatori, gestisce dei clienti, che qui sono chiamati passeggeri, e gestisce dei viaggi essenzialmente che vengono fatti, offerti dai guidatori e pagati dai passeggeri. Okay? La società Uber, come si chiama, è il contesto in cui il sistema informativo si svolge, quindi in realtà non è un concetto modellato dentro il sistema informativo, perché è il contenitore, se vogliamo, del sistema informativo stesso. Quindi se noi partissimo da un diagramma delle classi, le prime due cose che mi saltano all'occhio come modellare, come diciamo, entità da modellare, sono appunto i guidatori e i passeggeri. Allora, entrambi sono persone, quindi il dubbio che mi viene è: ma il guidatore e il passeggero sono due classi diverse, oppure in realtà è una classe unica che a seconda dei momenti fa cose diverse? O meglio, ricordiamoci che se io disegno una classe, cominciamo a disegnarla, poi ci ragioniamo, guidatore, non giudatore, ma guidatore, e un'altra classe, passeggero, ok? Ricordiamoci sempre che questo non è il guidatore che fa cose, ma sono le informazioni che il sistema informativo deve possedere e deve gestire a proposito del guidatore. Allora, di fatto rappresentiamo un insieme di informazioni relativo a un insieme di persone e un altro insieme di informazioni relativo a un altro insieme di persone. La domanda che mi faccio a questo punto è: questi due insiemi di persone sono distinti, sono disgiunti, sono diversi? E le informazioni che devo avere a proposito dell'insieme 1 e dell'insieme 2, cioè guidatori e passeggeri, sono le stesse oppure sono diverse? Perché se vedessi che c'è una buona sovrapposizione sul tipo di informazioni che mi servono, quindi attributi alla fine sarebbero gli stessi, allora mi verrebbe voglia di fare una generalizzazione in cui guidatore e passeggero sono sottoclasse di persona, ad esempio. Oppure, se ancora di più, se mi accorgessi che tanti passeggeri sono anche guidatori e tanti guidatori sono anche passeggeri, allora diventerebbe un motivo in più per non dividere la mia popolazione in quelli che sono guidatori e quelli che sono passeggeri. Perché se io fossi guidatore e passeggero, diciamo così, dovrei avere due account diversi, entro come guidatore e entro come passeggero. Invece, se fosse un ruolo che può, diciamo così, essere ambivalente, allora avrebbe senso invece rappresentare una sola classe utente o persona
e poi attraverso degli attributi, attraverso le relazioni, capire se quella persona in quel viaggio è guidatore oppure se in quel viaggio è passeggero, un po' come quello che abbiamo fatto di recente. No, forse parlavo solo con qualcuno che aveva fatto il laboratorio sul car sharing. Allora, questo è un modello diverso rispetto ad esempio quello del car sharing, in cui nel car sharing, per definizione, tu in ogni momento potessi mettere su il tuo veicolo oppure farti dare passaggio a qualcun altro. Questo invece mi sembra, anche da come è scritto il testo, no, di poterlo leggere dicendo: guarda che qui ho due categorie di utenti separate. I guidatori che lo fanno, diciamo così, per lavoro, e chi vuole diventare guidatore deve fare tutta una serie di passaggi, registrarsi, fornire i dati, eccetera, eccetera, e installare una certa versione dell'app, e poi invece ci sono i passeggeri che sono entità di cui conosciamo solamente alcuni minimi dati. Quindi non mi sembra per nulla facile o automatico per un passeggero domani faccio il guidatore, no? Decidere di passare dall'altra parte. Leggendo questo testo, no, mi viene da tenerle abbastanza separate. E allora che informazioni ho a proposito degli uni e degli altri? Quindi quali sono le proprietà se le mantengo separate? No. Allora, vediamo il testo. Il testo mi dice che è registrato nel sistema con tutti i propri dati personali, è proprietario di un'auto, cosa che il passeggero invece non è o può non essere, o non ci interessa, soprattutto non lo sappiamo, di cui ha fornito gli estremi di quest'auto. Dal lato opposto dei passeggeri non sappiamo quasi nulla, se non essenzialmente sappiamo che cosa faranno quando richiederanno un passaggio. Allora, ci sono una serie di dati che sono praticamente comuni, dove abbiamo ad esempio il nome e cognome, possiamo avere il codice fiscale, dice con tutti i dati, con tutti i propri dati personali, quindi potrebbe essere luogo di nascita, potrebbe essere data di nascita e così via. Sì. Mentre il passeggero dice che ho semplicemente delle informazioni minimi dati personali, quindi potrebbe essere, diciamo, probabilmente il nome. Meno di così, un nome, qualcosa per identificarti, per chiamarti, eccetera. E in più del guidatore sappiamo anche che possiede un'auto. Allora, le informazioni sull'auto dove le mettiamo? Le mettiamo in una classe auto o le mettiamo dentro la classe guidatore? Allora, vediamo un po', qui cosa ci dice? Di proprietario di un'auto, no? Questa un'auto mi dice che l'auto è una sola. Quindi in teoria io potrei fare anche una classe auto, ma questa classe auto sarebbe una relazione 1-1 con il guidatore. Allora, dal punto di vista dei dati, delle informazioni che possiedo, avere una classe auto in relazione 1-1 con il guidatore, oppure mettere le informazioni sull'auto direttamente dentro il guidatore, sono equivalenti. A me sembra però più chiaro separare i dati sul guidatore dai dati con l'auto, perché sono due entità di natura molto diverse. No? Però anche mettendoli dentro non cambierebbe nulla, perché la natura della cosa è che ogni guidatore ha un'auto, esattamente una. Se leggiamo quel testo in modo, diciamo così, molto rigoroso. Se invece questo proprietario di un'auto, in realtà lo leggiamo in senso un pochino più lasco, dicendo sì, oggi ho un'auto, ma magari domani la cambio e quindi voglio tenere traccia delle auto che possiedo, barra ho posseduto, allora a questo punto di sicuro mi serve la classe auto per tenere traccia di questi veicoli, di come si succedono, eccetera. Ma questo ce lo giochiamo essenzialmente sulle cardinalità, quindi noi sappiamo che il guidatore possiede un'auto di cui conosciamo la targa,
poi cos'altro conosciamo di quest'auto? Conosciamo l'assicurazione. Che sarà, vabbè, anche qui la stringa e così via, e eventualmente altri dati che si possono dire. Noi sappiamo che un'auto è associata in modo unico a un guidatore, e un guidatore per il momento possiamo pensare che possieda un'auto. Se volessimo mantenere, permettere al guidatore di avere più auto diverse, oppure mantenendo lo stato storico delle auto che ha posseduto, passeremo qua da un 1 a un 1 molti e basta, essenzialmente sarebbe l'unica variazione. E questa forse è la parte statica del mio modello concettuale, cioè la parte che non cambia ogni giorno, ogni minuto. Cioè, sì, cambierà quando si registrerà un nuovo passeggero, un nuovo cliente, quando si registrerà un nuovo guidatore, ma poi quando il guidatore cambia l'auto. Ma per il resto, nell'operatività, fine, no, veloce del sistema, questi sono dati che non cambiano. È un po' come stessimo modellando gli asset, no? Queste sono risorse su cui il sistema lavora, il mio processo lavora. Che cosa fa questo processo? Produce viaggi. Produce viaggi attraverso delle risorse che sono i passeggeri, i guidatori e le auto. No? Quindi io, è vero che un modello concettuale è sempre un modello, diciamo così, statico, visto dall'alto, ma cominciamo già a immaginarci la velocità di variazione dei dati in ciascuna delle relazioni, così è anche più facile riuscire a distinguere dove va a finire, dove deve andare a finire un'informazione piuttosto che un'altra. Ok. Questi guidatori, quindi, in modo dinamico, possono dichiarare in ogni istante la disponibilità al trasporto. Quindi dell'insieme dei guidatori che sono modellati lì dentro, io devo sapere in ogni momento chi è disponibile e chi non è disponibile. E quindi ho un'informazione in più, che è il luogo più semplice in cui poterlo mettere è dentro il guidatore, che è un booleano vero o falso, che nel momento in cui il guidatore dice adesso sono disponibile, paf, schiaccerà un bottone da qualche parte e il database si aggiornerà mostrando il fatto che lui era disponibile. Se invece lui non vuole più essere disponibile perché è stanco, va a casa, è stufo del lavoro della giornata, schiaccia il bottone e questo è disponibile, diventerà falso. Di conseguenza poi tutto il resto dei processi che lavoreranno sui dati, dovranno ignoreranno tutti i guidatori che, pur essendo registrati nel sistema, si sono dichiarati in quel momento non disponibili e invece lavoreranno solamente su quelli disponibili. Questo è il modo più semplice che permette l'operatività diretta del sistema. Cosa non permette? Non permette di fare, ad esempio, delle analisi o delle statistiche. Sì, ma questo guidatore qua, nell'ultimo mese quanti giorni è stato disponibile? Quante ore ha dato la propria disponibilità? 5 minuti in un mese? Allora ti caccio. No, non mi produce abbastanza. Oppure, visto dal punto di vista del guidatore, ma io ho dato la disponibilità 8 ore al giorno, ma alla fine questo sistema non rende perché lavoro, di fatto viaggio solamente 30 minuti al giorno. Allora non mi conviene perché sto sprecando la mia disponibilità di tempo, magari mi conviene impegnarlo in modo diverso. Allora, sono tutte domande che ci possiamo fare, non attengono per nulla l'operatività, cioè il viaggio li puoi fare lo stesso, però dopo che li hai fatti puoi andare ad analizzare che cosa hai fatto e se puoi in qualche modo migliorare, o dal punto di vista del gestore del sistema, o dal punto di vista del guidatore, o dal punto di vista del passeggero, migliorare la resa del mio processo. Ok? Allora, noi di questo argomento ce ne occuperemo nell'ultimo capitolo, che è quello dei KPI, dove andremo a cercare di estrarre degli indicatori di processo che ci dicono: ok, nell'ultimo mese hai fatto tante cose, estraiamo dei dati sintetici che ci permettono di capire com'è andata e come possiamo migliorare. Allora lì ci accorgeremo che a fini statistici, diciamo così, di misurazione di processo, dovremo aggiungere più dati rispetto a quelli che servono
prettamente per eseguire il processo, per eseguire il processo di procreazione degli altri. Quindi ciò che adesso c'è sufficiente in booleano, là ci verrà voglia di mettere una bella tabellina storica con tutti gli intervalli di tempo, inizio disponibilità, fine disponibilità e così via, in modo da poter poi analizzarlo secondo. Quindi ci sono dei requisiti funzionali che non derivano direttamente dalla esecuzione operativa del processo, ma da una sua visione più manageriale, statistica, che permette appunto di comprendere il processo e comprendere come migliorarlo. Ho voluto solo fare come parentesi perché uno poi si chiede, ma poi devo complicarlo o va bene la cosa più semplice? In questo fase, se non devo definire KPI o altro, mi va bene così. Quando riprenderemo questo esercizio per definire KPI, ci accorgeremo che per definire qualcosa di sensato dovremo andare durante l'esecuzione del processo a raccogliere dei dati in più, a tenere traccia di ciò che abbiamo fatto. Ok, per ora sembra che il principio che abbiamo usato fin dall'inizio è: se non ti serve non complicarlo più del necessario, ma rimaniamo qua con ciò che ci serve. Poi c'è tutta questa parte che racconta che quando il guidatore è disponibile riceve delle richieste, bla bla bla, può accettare più o rifiutare, queste sono tutte informazioni di processo. L'unica cosa importante è che c'è un concetto di richiesta di trasporto, che è un'informazione ben definita, una richiesta di trasporto che è fatta da un passeggero e contiene certe informazioni. E poi parla anche di servizio, parla di viaggio, parla di tragitto, qui forse ho finito i sinonimi, no? Perché li ho un po' messi tutti. Sono tutti la stessa cosa? Vabbè, essenzialmente stiamo parlando di andare dal punto A al punto B. Però la domanda che io mi farei è: definiamo solamente una classe viaggio? Lo chiamo così perché è più corto. Oppure definisco una classe viaggio e una classe richiesta? Chiamato così, no? Richiesta di trasporto. Dove l'idea è che prima genero una richiesta, questa richiesta, cioè si parte con un processo che cerca di soddisfare questa richiesta, e quando viene soddisfatta questa richiesta si, tra virgolette, trasforma in viaggio. Cioè creo un nuovo viaggio a partire da quella richiesta. È chiaro che se facciamo così, vuol dire che tra richiesta di viaggio e viaggio stesso c'è una relazione richiesta, diciamo così, genera un viaggio, c'è una relazione per cui da una richiesta come cardinalità può essere generato un viaggio, può essere generato un viaggio oppure no. Cioè se va bene la richiesta è soddisfatta, quindi a una richiesta corrisponde un viaggio effettuato, realmente effettuato, oppure, oppure no, perché non trovo il guidatore disponibile. E viceversa, se un viaggio viene creato, questo sarà in risposta a una specifica richiesta. Questa è una possibilità, no? Che in qualche modo modelliamo, in un certo senso, lo stato di avanzamento della richiesta, dicendo, beh, io quando la richiesta la creo ho certe informazioni. Poi se la richiesta a un certo punto passa in uno stato di esecuzione, si agganceranno a queste ulteriori informazioni, da qui lo 01. Questo è un modo di rappresentarlo. L'altro modo di rappresentarlo invece è fare una classe unica in cui ho gli attributi che adesso metteremo dentro richiesta e anche gli attributi che metteremo dentro viaggio tutti insieme, sapendo che quelli, gli attributi diciamo, che sono relativi al viaggio sono opzionali e diventeranno valorizzati, cioè avranno un valore solamente quando il viaggio sarà iniziato. Quindi sarà una rappresentazione più compatta, con meno informazione tutto sommato, perché non c'è nulla che dice che quei attributi lì devono essere definiti tutti insieme, mentre questa è più esplicita, però è anche un pochino più pesante essenzialmente. Io andrei avanti con questa che trovate non è poi così più pesante, ma mi permette di essere un pochino più preciso. Ad esempio, in fase di richiesta io so chi è il passeggero richiedente, ma non so ancora chi sarà il guidatore
che prenderà in carico tale richiesta. Quindi la richiesta è già associata al passeggero. Diciamo così, il passeggero, diciamo, da sinistra verso destra, apre una richiesta. Ma solamente quando approverò il viaggio avrò definito il guidatore. Quindi il guidatore effettua il viaggio. Dove tra passeggero richiesta ho una relazione 1 a molti, quindi un passeggero può aprire molte richieste, da 0 a molte, diciamo 0 asterisco, fammelo prendere, e una richiesta invece è fatta da un ben preciso passeggero, è aperta da un ben preciso passeggero. Mentre tra viaggio e guidatore, chiaramente il viaggio, nel momento in cui ho deciso che il viaggio viene fatto è perché ho trovato il guidatore, quindi il guidatore è un dato certo, non è opzionale, e il guidatore può compiere un numero arbitrario di viaggi, quindi da 0 a molti. Questa cardinalità qui a 1 la posso mettere 1 perché viaggio lo creo solo quando il viaggio è sicuro. Se invece avessi messo insieme richiesta e viaggio in un'unica classe, questa cardinalità qua l'avrei dovuta mettere a 0,1, perché avrei avuto una cosa unica, dico vabbè, allora questa richiesta non ha ancora 0, non ha ancora guidatore, oppure dopo un po' ce l'avrà. Invece così è più semplice, perché ho separato tra le informazioni che ci sono a livello di viaggio provato e non c'erano ancora a livello di richiesta avanzata, c'è il nome del guidatore. Ok, e quali sono le altre informazioni? Beh, la richiesta mi dice che è una richiesta di trasporto da una posizione attuale a un indirizzo specificato, cioè dal punto A al punto B, l'indirizzo di partenza e l'indirizzo di arrivo. Quindi diciamo che abbiamo la posizione di partenza, che è una stringa, oppure saranno coordinate GPS, non lo so, posizione di arrivo, che è un'altra stringa. Diciamo di spazio. Poi cos'altro ho in fase di richiesta? Nient'altro praticamente, no? Perché ovviamente ho il passeggero che ha fatto la richiesta, che ha fatto questa richiesta. L'indirizzo di partenza non è un dato che viene immesso dal passeggero, è un dato che determina il sistema, ma non ci interessa qua nel modello concettuale come questo dato è stato generato. Mi interessa che fa parte della richiesta. Cioè, se io devo chiedere a un guidatore, vuoi fare questo viaggio? Devo fargli vedere l'indirizzo di partenza e l'indirizzo di arrivo. Se poi l'indirizzo di partenza il sistema l'abbia dedotto dal GPS del passeggero, al guidatore non interessa. Se la richiesta viene accettata, il guidatore si reca all'indirizzo del sistema del passeggero, lo carica, lo trasporta, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo lo carica, lo trasporta, lo lascia all'indirizzo di destinazione, confermando, eccetera, i termini del trasporto, sono tutte informazioni che cadono dentro la classe viaggio. Vediamo cosa dice invece dal lato passeggero, prima di andare a mettere gli attributi dentro il viaggio. Poi nel momento di chiedere un trasporto, indicando l'indirizzo di destinazione, e va bene, il sistema cercherà il guidatore disponibile più vicino, segnalerà al passeggero che il servizio è stato preso in carico. Allora, il fatto che il servizio viene preso in carico, noi lo vediamo perché creiamo la classe viaggio. Una richiesta che non ha la classe viaggio è una richiesta che non è stata presa in carico. Una richiesta invece che ha la classe viaggio è una richiesta che è stata presa in carico. Però nel leggere questo ho trovato due paroline che mi hanno ricordato che ho dimenticato un pezzo, perché dice cercherà il guidatore, ce l'ho, disponibile, ce l'ho, più vicino, non ce l'ho. Vuol dire che il sistema, non il passeggero,
il sistema deve conoscere le posizioni correnti in tempo reale dei guidatori disponibili. Quando non sono disponibile non mi deve più tracciare, ma finché sono disponibile il sistema deve sapere se io sono un guidatore dove mi trovo. Allora questo mi dice che oltre alla disponibilità mi serve un attributo che sia la posizione, diciamo GPS, fatelo scrivere così. Le coordinate, quindi l'applicazione che gira sullo smartphone del guidatore periodicamente determina la posizione e la comunica al sistema, in modo che quando arriveranno delle richieste il sistema possa confrontare la posizione di partenza con la posizione dei guidatori e trovare, e ordinarli dal più vicino al più lontano. Ok? Allora, in questa classe abbiamo mescolato, no, dei dati statici che non cambiano mai, nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, con dei dati che invece sono soggetti a cambiare continuamente. Quindi è un po' ibrida la descrizione di questa classe, non è un problema, eh? L'importante è che ce l'abbiamo chiaro noi in mente. Se invece ci dà fastidio, spezzo la classe in due e ho dei dati statici separati dai dati dinamici. I dati dinamici, i quali, se mi interessa solo l'ultima versione, l'ultimo valore, stanno in relazione 1-1, se mi interessa invece lo storico dei valori che hanno assunto, stanno in relazione 1-1. Ok, quindi adesso, avendo aggiunto la posizione, il sistema potrà fare la ricerca del più vicino. E poi c'è un processo attraverso cui, però questo non credo che lasci traccia nel sistema informativo, nel senso dei dati, il primo guidatore non accetta, si passa al successivo più vicino, eccetera. Quindi il sistema fa delle proposte al guidatore, il guidatore può accettare o meno, però non vedo quali dati dobbiamo rappresentare per questo, questo ci penserà il diagramma di attività a gestire questo processo. Ma al termine del viaggio il passeggero deve esprimere un giudizio sul guidatore. Questo sì, questa è un'informazione invece che dobbiamo, un giudizio sul guidatore espresso dal passeggero. Poi il perché, come viene usato questo giudizio, invece non ci interessa qua. Allora, dove lo mettiamo questo giudizio sul guidatore? Lo mettiamo dentro passeggero o dentro guidatore, oppure in una relazione tra passeggero e guidatore? La risposta giusta è nessuna delle tre. Dentro viaggio. Dentro viaggio, non inganniamoci, non facciamoci ingannare dalle parole. È un giudizio del passeggero sul guidatore nel contesto di un viaggio. Cioè io non è che faccio un giudizio generale su quel guidatore, quello è simpatico o è bravo, no, magari l'ho usato una volta, magari è venuto 5 volte, 4 volte è stato simpatico, la quinta invece siamo andati a bocciare, ho preso poco rosso, mi è spaventato il gatto, quello che volete. Quindi il giudizio è associato al viaggio, un determinato viaggio genera un giudizio. Ma perché lo metto dentro viaggio? Ma perché dentro viaggio so in modo univoco chi è il passeggero e quindi chi è colui che ha espresso il giudizio, e so in modo univoco chi è il guidatore, quindi so chi è colui al cui il giudizio è stato rivolto. Se io avessi l'informazione per assurdo in una relazione tra passeggero e guidatore, direi tu hai un giudizio ottimo, ma non so più per quale viaggio. E se avessimo viaggiato 3 volte non potrei avere 3 giudizi diversi. Quindi facciamo sempre attenzione, il voto è il voto sul viaggio. Poi che sia espresso dal passeggero a proposito del guidatore è folklore. È il contesto in cui nasce quel voto. Però mentre da passeggero non posso risalire in modo univoco a guidatore. Perché? Perché c'è questo molto. E da guidatore non posso risalire in modo univoco a passeggero perché c'è questo molti. L'unico punto in cui posso risalire ad entrambi in modo univoco è da viaggio. Cioè la classe centrale di tutto questo è viaggio.
o richiesta, va, sono fratelli siamesi. Quindi riuscite, cercate sempre, lo spendo poi tempo su questo perché me lo ricordo con un errore molto gettonato quando vi ho fatto questo esame, di non pensare mai, ma è il passeggero che dà il voto. E chi se frega, questo scatolone di chi se frega, lo riempiamo a queste cose. Il voto a che cosa è relativo? Un'informazione relativa a quale entità, a quale classe, non chi lo dà, chi lo prende, dove lo mette. Queste sono azioni. Ce ne preoccupiamo quando facciamo il diagramma di attività. Il voto non lo metto sulla patente del guidatore, lo metto magari sulla scheda, immaginate di scriverlo su un pezzo di carta dove lo scrivete, sul tragitto, in fondo. Qui è andato bene, caro diario, oggi il viaggio è andato bene, nella pagina in cui descrivi quel viaggio, non nella pagina in cui descrivi te stesso. Ok? Ok, allora a questo punto siamo pronti a mettere un po' di attributi dentro viaggio. Uno di sicuro sarà giudizio, come lo chiamiamo? Voto? Come è chiamato qua? Giudizio, giudizio. Lasciamolo intero, un numero intero. E poi altre informazioni sul viaggio quali sono? Beh, il testo dice che il sistema tiene traccia del fatto che il passeggero sia stato caricato e sia stato poi portato a destinazione. Quindi quando sale e quando scende. In realtà il servizio è fatto anche di un'altra fase, quando viene accettato. Se tu prendi un tassista, a lui interessano tre orari. Quando riceve la chiamata e lui parte e comincia ad attaccare il tassametro. Quando ti carica e quando ti fa scendere. In realtà quando ti carica non ne frega più tanto perché tanto il tassametro scorre, ma non interessa, al passeggero invece interessa. Quindi ci sono queste tre informazioni. Quindi, caso minimale, ma fin troppo minimale, mettiamo tre booleani del tipo accettato sì no, caricato sì no, o consegnato, tutto non è fatto però, consegnato destinazione sì no, oppure meglio ancora mettiamo l'ora. Quindi ora accettazione, mettiamolo come date time. Ora di caricamento e ora di scarico. Chiamiamolo carico e scarico, dai, come se fosse un sacco di patate. Che dal punto di vista dell'autista spesso. Ovviamente l'ora di accettazione viene caricata subito, nel momento in cui viene creato il viaggio, perché io so che quel guidatore in questo istante ha accettato questa richiesta. Gli altri due, l'ora di carico e l'ora di scarico, verranno impostati dopo, quindi se voglio essere pignolo posso indicare che la molteplicità di questi attributi non è normale ma è opzionale, 0,1, perché è normale che questi per un certo periodo di tempo non siano valorizzati. E va bene. Poi abbiamo l'ultimo paragrafo che ci racconta che il costo del tragitto viene calcolato dall'applicazione, la quale è tutta la parte economica qui, no? Da tener conto. La quale applicazione compie una stima iniziale sulla base delle distanze da percorrere e un valore finale sulla base dell'effettivo percorso e del tempo trascorso. L'importo viene addebitato automaticamente dalla carta di credito del passeggero che è fornita in fase di registrazione e accreditato a fine mese al guidatore. Allora, qui abbiamo due importi, il preventivo e il consuntivo. A preventivo, cioè quando avviene la richiesta, l'app dice ma secondo me questo viaggio vi costerà 6 euro. Poi, al termine del viaggio, tenendo conto dei chilometri effettivamente percorsi, intanto io sto tracciando con il GPS e il guidatore, e del tempo effettivamente trascorso,
farò, ti darò il prezzo esatto di questo viaggio. Quindi possiamo mettere un valore nella richiesta, chiamiamo pure preventivo, che è un valore, un currency, un valore monetario, e invece dentro il viaggio abbiamo un altro valore che è il costo effettivo, che anche questo è un currency e anche questo sarà opzionale perché fino alla fine del viaggio non lo so. Dimmi. Perché, nel momento, perché c'è, o la carica o la scarico sono opzionali? Perché nel momento in cui io creo la classe viaggio, l'istanza della classe viaggio, cioè quando l'utente dice voglio fare un viaggio, creo richiesta. Poi c'è tutto il processo in cui il sistema cerca un guidatore per questa richiesta, va bene, a un certo punto il guidatore accetta. Quando il guidatore accetta, effettivamente passo dalla fase di richiesta alla fase di viaggio e quindi compilo questa scheda, questi dati. Allora, l'ora di esitazione la so perché è il momento in cui il guidatore accetta. L'ora in cui io carico il passeggero la saprò solo quando il guidatore avrà raggiunto il passeggero e l'avrà effettivamente caricato. E quindi nel momento in cui viene creata questa classe, questo attributo non è ancora noto. È giusto che sia vuoto perché non lo conosco ancora, ma so che lo conoscerò. In realtà anche il giudizio, a questo punto, è l'ultimo che vorrò conoscere, quindi anche questo dovrò indicarlo come opzionale. Quindi questa classe che ha 5 attributi, di questi 5 attributi il primo lo conosco subito, gli altri li conoscerò man mano. Il costo, il giudizio saranno gli ultimi due a diventare noti. Poi quel testo sul costo diceva anche che il costo viene detratto dalla carta di credito del passeggero e quindi è un dato che dobbiamo avere. Noi abbiamo fatto tanto i puri prima, non ti chiedo dati personali, no, però la carta di credito sì. Tu puoi essere chi vuoi, basta che paghi. Carta di credito. E quindi so esattamente quali sono gli addebiti fatti al passeggero. Voglio sapere quanti addebiti hai avuto nell'ultimo mese, facile perché io dal passeggero vado a vedere tutte le richieste, di queste richieste seleziono solo quelle che hanno generato almeno un viaggio e di costoro sommo la voce di attributo costo. Quindi non ho bisogno di scriverlo altrove, di scrivere dentro passeggero il costo complessivo, eccetera. Lo posso ricavare ogni volta che voglio, filtrandolo per data. Per data, maledizione. Data della richiesta. No, beh, possiamo fare. No, la metto una data nella richiesta, perché se no, se io avessi una richiesta che non viene soddisfatta da un viaggio, non ho la minima idea più di quando è stata fatta questa richiesta. La dobbiamo mettere. Quindi data. E quindi se dice ma voglio solo vedere quanto spendo nel mese di ottobre, vado a filtrare solamente le richieste di ottobre e poi prenderò solamente quelle che sono state trasformate in viaggio. E purtroppo, come dicevo, man mano che pensi, aggiungi, ti accorgi che ti mancano dei pezzi. È normale. Ok, e poi c'è un'altra parte in cui questi addebiti del passeggero vengono accreditati a fine mese al guidatore. Al netto di una fee di servizio, quindi del guadagno essenzialmente dell'intermediario. Allora questo, io visto che il credito a fine mese non è contestuale, non è istantaneo con la fine del viaggio, me lo registrerei a parte, perché devo sapere quali viaggi sono stati pagati, quali no e quando è stato effettuato il pagamento. Per cui io ci metterei una classe a credito al guidatore, ho accreditato un tale importo in una certa data. Non è la
qua nel viaggio? Ma perché, allora, io qua sull'accredito ho messo solamente la data, cioè, al contrario, ho messo solamente la data perché in realtà è il giorno in cui viene effettuata la transazione bancaria, mentre la richiesta mi sembra utile indicare anche il tempo, perché magari se ho fatto una richiesta, non mi risponde nessuno, vabbè, un po' cammino, poi magari mezz'ora dopo rifaccio un'altra richiesta, allora ne ho più di una nello stesso giorno, e sono richieste distinte. Mentre invece qua dice, ti faccio un accredito al mese, l'ora non ha nessun significato, anche sullo stato conto hai l'ora, scusate, hai il giorno di accredito, non l'ora. Sono regolate alle 24 del giorno tutti i trasferimenti. E quindi l'accredito ha una reazione 1 a molti, ovviamente l'accredito è relativo a un ben specifico guidatore, mettiamo qua. Diciamo così, fine mese, l'accredito di fine mese per un guidatore, e questo guidatore ad ogni fine mese avrà un accredito diverso. Dopodiché lui dice, sì, ma ho capito, ma io in questo mese ho lavorato un casino, e perché mi accrediti solamente 8,27 euro? Allora, il guidatore potrebbe chiedermi, dimmi da dove arriva questo importo. Allora, potresti aggiungere una relazione tra accredito e viaggio. Cioè, questo accredito te l'ho calcolato mettendo insieme i ricavi, chiaramente depurati dal costo, il servizio, di questi viaggi. Serve o non serve? Beh, io potrei anche ragionare dicendo non serve perché tu sai da questa relazione effettua quali sono i viaggi che hai effettuato. Però c'è sempre quel problema della mezzanotte, del fine mese, del giorno festivo. Allora, questo viaggio che ho fatto alla mezzanotte, ho iniziato alle 11.55 e ho finito alle 12.05 della mezzanotte di una domenica. Viene contato come il mese prima, il mese dopo? Quindi forse è più semplice dire aggiungere anche questa informazione, no, di quali sono i viaggi, cioè che di questo accredito comprende gli accrediti relativi a questi viaggi. Dove, come controllo in più, un accredito ovviamente potrà comprendere da uno a più viaggi, perché se ne faccio zero non ti pago, e l'accredito sarà zero, quindi evito di farlo, e ogni viaggio viene pagato esattamente una volta. Metto 0,1 perché non viene pagato subito. Quando viene creato il viaggio non è pagato, poi a un certo punto diventerà pagato, quindi la possibilità sale da 0,1 quando viene pagato. E questo 1 mi garantisce che ogni viaggio non venga pagato due volte. Quindi mi dà un vincolo in più che semplicemente il filtro sulle date poteva a volte essere fonte di ambiguità. Ok? Allora, fatto questo, possiamo provare, se siamo d'accordo, se non ci viene in mente nulla che manca, possiamo provare a passare alla visione di processo. Di processi. Allora, noi abbiamo una descrizione, vabbè, di che cosa succede. Possiamo pensare di creare un unico processo che segue, il cui token sia la singola richiesta di viaggio, e raccontiamo tutto ciò che succede a questa richiesta di viaggio. Quindi questa richiesta di viaggio viene creata da un utente, viene proposta a un guidatore, questo guidatore dirà di sì, dirà di no,
se dirà di no la propongo un guidatore diverso, se invece dici sì, inizio il viaggio, registro la salita del passeggero, registro la discesa del passeggero, registro la votazione data dall'utente e infine faccio il trasferimento economico. L'unico processo visto dal punto di vista della richiesta, che è un po' strano perché la richiesta non è un attore, no, di questa cosa. Gli attori sono il guidatore e il passeggero. Però in realtà la pratica, la procedura che sto portando avanti è quella del viaggio. Quindi ha senso, secondo me è la soluzione più semplice, vederlo dal punto di vista di ciò che sta avanzando, dalla richiesta iniziale al completamento finale. È un po', immaginatevi come se uno avesse una linea di produzione fisica, segue un bene dall'inizio alla fine attraverso le sue varie fasi di lavorazione. Poi ciascuna di queste fasi compete a persone diverse. Va bene, ma io tengo traccia del pezzo che avanza, no? Un altro approccio altrettanto valido sarebbe invece di vedere questi processi come il processo delle azioni che svolge il passeggero e, a parte, il processo delle azioni che svolge il guidatore. Allora a questo punto sono più focalizzati su che cosa faccia con l'utente. E ovviamente sono processi indipendenti che dovranno a un certo punto sincronizzarsi tra di loro. E quindi quando il guidatore fa una, il passeggero fa una richiesta, a un certo punto deve dare a te un segnale che arriva un guidatore che gli chiede accetti questa richiesta oppure no. E a quel punto lui si sveglia e lo fa. Quindi io partirei dalla versione, la prima che ho detto, in cui il token è il singolo, la singola richiesta che può trasformarsi in viaggio. Poi, se abbiamo voglia e tempo, possiamo provare a vedere l'altra versione con più processi che si sincronizzano per ottenere lo stesso risultato. Sono due modi diversi di vedere lo stesso funzionamento dello stesso sistema. Allora, partiamo dalla versione monoprocesso, quindi abbiamo un diagramma delle attività, nuovo, in cui il token a questo punto è la singola richiesta. Quindi mettiamolo come nota, token è una nuova richiesta di viaggio. Allora, qual è la prima cosa che succede? È che il passeggero fa una richiesta. Il passeggero inserisce una richiesta. Sì, ma deve essersi registrato. Sì, ho capito, deve essersi registrato. Prima. Sarebbe sbagliato mettere il passeggero si registra, anche se c'è scritto che si deve registrare. Qua. Perché se io mettessi qua davanti il passeggero si registra prima del sistema, prima di scrivere il passeggero si inserisce una richiesta, vorrebbe dire che ogni volta che voglio fare una richiesta mi devo registrare di nuovo. Che non è. La registrazione ci sarà, ma sarà in processo a parte, che svolgo una volta sola, non una volta leggo il token per ogni nuova richiesta di viaggio. Ok? Passeggero inserisce una richiesta. A questo punto cosa fa il sistema? Fa due cose. La prima è fare il preventivo. E lo fa vedere l'utente. E gli dice, guarda, il tuo viaggio, io me lo sto immaginando così, inserisco i dati, fai richiesta e lui mi dice, guarda, questo viaggio costerà probabilmente 10 euro. Attendi che sto cercando un guidatore. E lui attende mentre si studia bene questi 10 euro. Quindi il sistema può sistema calcola il preventivo.
e a questo punto lo visualizza, e l'utente lo visualizza. Quindi utente, passeggero, visita preventivo. In realtà queste due azioni potrebbero anche essere messe in un'unica azione sola, quindi passeggero, visualizza preventivo, calcolato, per sistema. No. Tanti mi fanno domande, ma queste cose qua devo spezzarle, devo andare più nel dettaglio oppure metterle tutte insieme? Fate come volete, ma diciamo che è necessario spezzare le azioni, soprattutto se in mezzo ci sono delle conseguenze. Cioè, se come conseguenza di questo preventivo, se fosse maggiore di 20 euro, allora il processo procede in un modo diverso rispetto a se fosse minore, allora è chiaro che è ovvio separare, è necessario separare le varie parti. Se invece sono sequenze pure, di azioni semplici, anche fatte da un sistema, un passeggero, eccetera, in mezzo alle quali non può succedere nulla di significativo, né faccio delle scelte né arrivano informazioni in più, allora evitiamo, no, di andare a dettagliarlo. È ovvio che se il passeggero visualizza il preventivo non è che lo visualizza in modo astrale, è il sistema che l'ha calcolato e gli ha fatto vedere. Quindi questa parte qua è sottintesa. Dicevo, la vorrei esplicitare se ci fossero delle scelte da compiere in, diciamo, conseguenza del risultato di questo calcolo, oppure se questo calcolo fosse un calcolo particolarmente complesso o pesante, il cui risultato non è immediato, non è istantaneo. Allora a questo punto faccio capire che l'utente sta aspettando e quindi farà altre cose. Ma per questo nostro caso mi sembra che sia abbastanza inutile, no? Quindi non aggiungiamo dettaglio dove non aggiunge informazione. Ma invece il lavoro grosso che sta facendo il sistema è quello di cercare un guidatore. Quindi il sistema cosa farà? Innanzitutto cercherà la lista dei guidatori disponibili più vicini, cioè ordinati per distanza, e li contatta. Quindi gli chiede se sono disponibili e se non sono disponibili deve poter passare a quello successivo. Quindi qui stiamo impostando un ciclo. Faccio una lista, prendo il primo della lista, se dice di no, passo il secondo della lista e così via. Quindi, diciamo così, calcola, sistema a questo punto, determina l'elenco dei guidatori più vicini, e poi imposta un ciclo in cui scorre questo elenco dalla prima voce in avanti. E data la prima voce, quindi seleziona il primo della lista, lo contatta, gli chiede: tu vuoi farlo? Adesso lascio dello spazio bianco perché poi dobbiamo aggiungere delle cose in mezzo. A questo punto il guidatore risponde alla richiesta, all'offerta di lavoro, e questa risposta può essere sì o no. Quindi dov'è il rombo? Qua. Se lui risponde no, devo passare al prossimo della lista. Quindi torno sopra e seleziono il prossimo della lista. Quindi ho una cosa di questo genere. Così, così, e da sotto torno sopra. Se invece il guidatore risponde sì, vado avanti, perché il viaggio a questo punto è stato confermato. C'è il vuoto qua per ora, che cosa fa il guidatore? Però mi chiedevo, prima di riempire questo vuoto, tutta questa fase di scelta, quindi trovo l'elenco del guidatore, prendo il primo, lui mi risponde di no, prendo il secondo, il primo della lista, tra quelli rimasti, no?
mi risponde di no, eccetera, a un certo punto mi risponde di sì. Allora, e in parallelo, l'ho detto, il guidatore e il passeggero è in attesa della risposta. Quindi io queste due parti le metterei come fork join, come attività parallele. Veramente parallele, perché poi in realtà una avviene sul passeggero e l'altra avviene tra il sistema e il guidatore. E quindi poi avrò un join qua sotto, che mi permette di dire che da questo punto in poi il viaggio è confermato. Ovviamente devo scrivere che qui c'è scritto sì e qui c'è scritto no. Ops. Adesso, il fatto che il guidatore risponda è un'informazione che il guidatore fornisce al sistema. Ciò che manca qua in mezzo è come fa il guidatore a sapere che deve rispondere. Perché è vero che lui ha dato la disponibilità, ma poi magari in macchina si è appisolato, si è addormentato, sta leggendo il giornale, si sta guardando un film in streaming o altro. Non è che sta continuamente concentrato facendo aggiorno sulla pagina delle richieste. E quindi perché il guidatore possa rispondere, in qualche modo il sistema deve avvisarlo. Quindi nel momento in cui è selezionato il primo della lista deve mandargli un messaggio, una notifica, una mail, un qualcosa che gli dica guarda vai a vedere. E quindi qua ci dovrà essere un segnale avvisa guidatore. Questo segnale, dicevo, può essere una notifica, può essere una mail, può essere altre modalità che non inviano necessariamente la ricezione di questo segnale, di questa notifica, avviene nel mio sistema informativo. Può venire anche fuori. Per cui vedo l'invio e poi la ricezione sarà, non so, nella mail, nell'SMS o altro. Ma questo fa sì, ma il sistema informativo non lo sa, non gli interessa, lui sa che deve mandare questo messaggio e poi per magia vede che il guidatore ha aperto l'applicazione e ha risposto. Per magia no, l'ho svegliato dando un'informazione. Ok? Ok. Quindi questa è un'informazione che serve a far agire, a svegliare l'utente umano. Se invece, capisci, se questa qua, il sistema informativo non ha modo di sapere se viene ricevuto. Non serve in realtà il sistema informativo, no? Serve all'utente avere una sveglia in più. Messo così è un processo un po' triste perché se il primo guidatore che viene interpellato ci mette mezz'ora a rispondere, il token rimane fermo qua e non viene pure interpellato secondo una lista, quindi sarebbe bene che questa operazione, il guidatore risponde, avesse un timeout interno, cioè deve rispondere entro pochi secondi. Allora, come faccio a garantire che risponda entro pochi secondi? Sappiamo come fare il timeout, metto in parallelo una clessidra, ma lo devo fare in un'azione complessa, perché genero un token che poi distruggo, e non voglio distruggere il token principale che gira. Ok? Quindi il testo non ne parla, non dice che il guidatore deve rispondere entro 30 secondi, entro un minuto o altro. Però se lo dovessimo modellare, lo potremmo modellare tranquillamente. Se, anziché un'azione semplice, la trasformo in un'azione complessa.
E voi è facile perché basta aggiungere la forchettina qua sotto, uno dei pochi casi in cui farlo a matita conviene. Questa azione complessa la implementiamo dicendo che la risposta deve arrivare entro un certo tempo. Quindi diciamo che effettivamente il guidatore risponde di sì o di no, oppure nel frattempo scatta un timeout che è qua, diciamo entro 2 minuti, che è già anche tanto, e in entrambi i casi il processo finisce. Ok? Allora, nel momento in cui il token arriva qui, io entro nell'azione complessa, divido il token in due e vedo quale dei due risponde prima. O risponde prima il guidatore o risponde prima il timer, che di fatto impedisce al guidatore di rispondere. Quando uno di due risponde, tutti i token di questo processo, cioè tutti e due, vengono distrutti. Io non avrei potuto inserire questo costrutto direttamente qua, perché in caso di guidatore che risponde, bene, esco di qua. Ma se uscissi di qua col token, in caso di guidatore che risponde, mi rimane il token sulla pressina attivo che dovrei invece uccidere. Ma la cosa peggiore, cosa capita se invece scatta la clessidra, che mi uccide il token della clessidra, ma mi uccide anche il token dall'altro sinistro, e quindi non ho più nessun token che possa tornare su, cioè uccide tutto il processo grande. Okay, quindi una determinazione termina tutto il processo in cui compare. Se voglio che questo nodo uccida solamente uno dei token che ho appena generato e non eventualmente altri, e lo devo mettere in un sottoprocesso, in una sottoattività. Allora, a questo punto, scusate, questo no lo posso correggere dicendo no, oppure timeout. Cioè, se ha risposto no, oppure è scaduto il tempo, torna su. Se invece ha risposto sì, perché a questo punto sai, le possibilità di uscita sono tre: lui ha risposto, ha risposto sì, lui ha risposto, ha risposto no, oppure non ha risposto, ha scattato il tempo. Il passeggero non può rifiutare il preventivo, ma buona domanda, sul testo non c'è scritto. Quindi il testo non prevede che questo preventivo venga rifiutato. Sarebbe sensato, ovviamente. Visto che nel testo non è previsto, se lo fai, fai un di più. È più bello, ma è tempo investito in una direzione che non è... Di solito quello che succede è che quando noi prepariamo gli esercizi, magari prevediamo questi casi qua, poi dopo lo leggiamo e togliamo dei pezzi per renderlo un pochino più maneggevole. Quindi è normale che manchino dei pezzi che in un sistema completo ci dovrebbero essere. Ok, dove siamo arrivati? Siamo arrivati ad aver creato il viaggio. I passi successivi sono lo svolgimento del viaggio. Quindi, dopo che il guidatore ha risposto sì, metterà in moto l'auto e si dirigerà verso la posizione del passeggero. Tutto questo noi non lo sappiamo,
noi sappiamo chi ha detto sì, quando ha detto sì, dov'era, dove si trovava quando ha detto sì e basta. Poi ci accorgeremo che qualcosa avviene solo quando il passeggero viene caricato. Come fa il sistema a sapere che il passeggero viene caricato? Glielo dice il guidatore. Segnalandolo all'applicazione. Quindi è il guidatore che si preoccupa di dire al sistema ho caricato il passeggero. Quindi l'azione successiva che il sistema vede è che il guidatore carica passeggero. Niente, guidatore oggi non riesco a scriverlo. O mi scambiate i tasti sulla tastiera, la I e la U. E l'altra azione successiva che vedremo è quella in cui il guidatore segnala, niente, guidatore scarica passeggero. E a quel punto il viaggio è finito. Dobbiamo semplicemente richiedere che venga pagato questo viaggio e che venga valutato. Il pagarlo è un'azione che il sistema compie in automatico, in autonomia, ha già tutti i dati che gli servono. Sì, diciamo che possiamo dire che il passeggero visualizza il costo totale, almeno diciamogli quanti soldi gli stiamo prendendo. Dopodiché abbiamo che il sistema addebita il passeggero, il conto del passeggero, carta di credito del passeggero. E anche il passeggero valuta il viaggio. Allora, sicuramente il costo totale lo posso visualizzare solo dopo che ho scaricato il passeggero. Queste due azioni, quale deve venire prima dell'altra? Non c'è una dipendenza stretta tra una e l'altra. Chiaramente la valutazione la posso fare solo dopo che il viaggio è finito, e lo farò dopo che ho visualizzato il costo, avrò il bottone stelline da valutare. Questo debito della carta di credito non necessariamente deve essere prima né necessariamente deve essere dopo, cioè non voglio mettere questo a debito della carta di credito prima della valutazione, perché vorrebbe dire che starei bloccando l'utente, non gli lascio fare la valutazione finché non ho finito la transazione economica, che magari può richiedere il tempo, non c'è la rete in quel momento, sta bloccando. Ma peggio ancora il contrario. Se io mettessi il passeggero valuta prima del sistema addebita, sarebbe il sistema perfetto. Basta che tu non valuti il viaggio, alla fine spegni il telefono, chiudi l'app e quindi il sistema non ti addebita più. Non se io riesco a bloccare il token prima. No. Allora queste due attività io le metterei in parallelo. Adesso devo fargli un po' di spazio. Qua sotto e questa qua. Questa qua. Nel frattempo c'era una domanda. Esatto, lui chiede se la valutazione del viaggio è obbligatoria. Dipende da che cosa intendi con obbligatorio, nel senso che se non la fai che cosa succede? Allora, il testo dice che il passeggero deve valutare il viaggio. Dopodiché, come spesso succede, qual è il meccanismo di enforcement che il sistema ti può dare? Allora, se fosse guidatore puoi dire non ti pago finché non hai valutato, va bene. Ma il passeggero ormai ha ricevuto il servizio. Quindi l'unico modo che potrei avere per obbligare davvero il passeggero a inserire la valutazione, qual è? Vuoi impedirgli di fare altri viaggi finché non ha valutato quelli precedenti? Ma poi chi ci perde? Ci perdo io, non ci perde lui.
Quindi diciamo che potrò facilitargli in ogni modo possibile l'attività di valutazione, ma obbligarlo proprio non vedo modo. Cioè qui c'è scritto deve esprimere un giudizio, ma è fittizio questo deve. Cioè, non so voi, ma io non conosco nessun modo per obbligarlo. Comprate qualche cosa online e vi arriva il giorno dopo la mail dicendo ah che bello, vota, scrivi una recensione, metti le... ma se non lo fate cosa succede? Niente. Lo devo mettere nella meditazione, certo, no? Nel senso che lui ovviamente se vuole lo fa, cioè ciò che è sbagliato è concepire un deve. Allora il modo corretto sarebbe anche in italiano di dire il passeggero può esprimere un giudizio, poi ci tengo tanto che lo esprima, sono contento che lo faccia, voglio che lo faccia, gli do un premio se lo fa, ma la semantica di deve, di essere obbligatorio, non riesco a imporre. Mettendo il fork e il join, io sto dicendo, ok, il token arriva qua, si divide in due, da questa parte va avanti comunque, da questa parte, finché il passeggero non valuta il viaggio, rimane fermo. E quindi questo processo non termina finché entrambe le attività non sono fatte. Quindi il passeggero, se non lo valuta subito, qui sto dicendo, lo può fare anche dopo, teniamo il processo aperto, attivo. Poi se vogliamo fare il finish mettiamo un time out, perché magari 6 mesi dopo non ha senso, quello che volete. Però non permetto al processo di finire finché non dato la possibilità al passeggero di valutare. E se non lo fa vorrà dire che rimarranno dei processi appesi, non terminati, ma ne mangiano, ne bevono. Ecco. A un certo punto il sistema informativo magari fa la pulizia di questi processi. Avrò, lo vedo dall'altro punto di vista, questa classe in cui il campo giudizio è vuoto, non è ancora stato messo. E quindi quando farò le statistiche mi potrò chiedere qual è la valutazione di questo guidatore? Ottima, facendo la media tra i giudizi che ha ricevuto, che saranno sicuramente minore o uguale rispetto ai viaggi che ha fatto. Ma d'altro canto mi potrò anche chiedere qual è la cortesia, la gentilezza, la collaborazione di questo passeggero, e potrei andare a vedere questo passeggero quanti viaggi ha fatto e su questi viaggi quante volte ha fornito un giudizio e invece quante volte se ne è fregato e non ha fornito il giudizio. È un outcome lecito quello di fare il viaggio e non fornire il giudizio. Dimmi. No, lui chiede, non sono sicuro di aver capito la domanda, se avessimo inserito l'attributo giudizio all'interno della classe passeggero, la mia risposta breve sarebbe stato sbagliato, perché questo giudizio non sai più a quale viaggio si riferisce e quindi a quale guidatore si riferisce. Quindi può essere un giudizio cosmico sul stato di benessere del passeggero, ma al netto di questo, non... Il fatto di spostare un attributo non è che obbliga di più o di meno a un passeggero a compiere un'azione. Cioè, materialmente non è. Come quando noi vi diciamo, sei prenotato un esame, ma se poi 2 giorni prima ti accorgi di non andare, per favore sprenotati. E per favore. Non posso obbligarti. No? Se non ti sprenoti... niente, farò 2 fotocopie in più, ma non posso obbligare. È sempre molto difficile. Il sistema informativo offre all'utente delle azioni da fare. Ciò che può fare il sistema informativo è in un certo momento offrire certe azioni e non altre. Quindi una certa cosa non la puoi fare perché il sistema informativo non ti ha abilitato a farla. Okay. Ma se è una funzione abilitata, non ho modo per obbligare l'utente a farla. Qui devi farlo, no, qui puoi farlo. Se
ci tengo, mi interessa molto che la faccia, devo agire lateralmente per far sì che sia un interesse suo quello di farlo, diretto o indiretto. Quindi devo agire più sul piano forse psicologico che non sul piano tecnico. Allora, se gli dici che su ogni 12 milioni di persone che forniscono un giudizio uno vince una chiavetta USB, allora tutti lo fanno, c'è il premio alla fine, no? E vabbè, sono quei piccoli trucchi. Ok? Allora, possiamo fare una pausa qui e dopo la pausa continuiamo con i casi 2.